Grazie professor Doglioni, grazie mille. Innanzitutto benvenuti a tutti da parte di Assomineraria, ai rappresentanti delle istituzioni, ai rappresentanti del mondo scientifico, del mondo accademico. Ringrazio anche in particolare i nostri ospiti internazionali che sono arrivati da varie università degli Stati Uniti per questo incontro. È importante e voglio evidenziare la collaborazione e l'associazione con l'Associazione Geologica Italiana e il Presidente Carlo Doglioni, ma anche l'Ordine dei Geologi del Lazio e il Servizio Geologico di Ispra che stanno collaborando a questo evento. Si tratta secondo me di un evento importante, di una collaborazione importante che va nell'ottica della trasparenza, nell'ottica del confronto scientifico che poi alla lunga è sempre quello vincente rispetto magari ad opinioni e a diciamo così, azioni che vengono prese senza la dovuta conoscenza. Allora, innanzitutto volevo dire due parole su Assomineraria, perché non so quanti di voi sanno e conoscono cos'è Assomineraria. Assomineraria è un'associazione di oltre 160 imprese italiane che lavorano nel settore estrattivo. Per quanto riguarda la parte di olio e gas, copre circa il 10% in questo momento del fabbisogno italiano, con un vantaggio per la nostra bolletta energetica di oltre 5 miliardi e mezzo di euro all'anno, oltre 2 miliardi di euro di fiscalità. Una cosa importante di cui non tutti ci rendiamo conto è che le associazioni, le imprese che lavorano per Assomineraria investono ogni anno in Italia più di 1 miliardo di euro e spendono più di 300 milioni di euro all'anno in ricerca. Questo discorso della ricerca e della competenza è un discorso che ritornerà molte volte, spero anche nelle discussioni di oggi, perché è un discorso essenziale. Le imprese di Assomineraria, oltre a lavorare in Italia, esportano tecnologia e competenza nel mondo per oltre 22 miliardi di euro all'anno. Praticamente, giusto per dare qualche termine di paragone, di più dell'intero settore alimentare italiano. E questa è una realtà industriale, di competenza, di capacità, tutta italiana, che spesso viene poco riconosciuta al nostro interno, ma viene molto riconosciuta all'estero. Io, oltre che fare il presidente di Assomineraria, lavoro anche in Eni e vi assicuro, seguo tutta l'Europa, e vi assicuro che in Europa Assomineraria, le imprese di Assomineraria, ma anche il mondo scientifico è fortemente riconosciuto. Allora, due parole sul perché abbiamo voluto organizzare come Assomineraria questo incontro su idrocarburi e sismicità. Direi ci sono quattro ragioni fondamentali. Allora, la prima, l'avevo detta prima, è la ricerca. Comunque Assomineraria è impegnata sulla ricerca, sulla competenza, sulla tecnologia. I nostri associati lavorano e credono molto in questo, perciò questi incontri sono essenziali per noi per crescere. Il secondo è la sostenibilità. Allora, le nostre attività non possono che svolgersi in Italia e nel mondo in un'ottica di piena sostenibilità ambientale. Perciò è nostro dovere, e i nostri associati ci sollecitano, per fare in modo che si faccia conoscenza sulla piena sostenibilità delle nostre attività. E qui parleremo di quanto e di se le nostre attività sono sostenibili rispetto a un fenomeno molto importante che è quello della sismicità. Perché non dimentichiamo che l'Italia è un paese sismico, perciò non dimentichiamo che tutti i nostri associati, tutti noi abbiamo il dovere innanzitutto di sapere se le nostre attività possono in qualche modo creare dei problemi con quelli che sono gli eventi sismici, con quelli che possono essere i terremoti, anche perché tutti noi sappiamo che nel caso malaugurato uno delle migliaia, o penso decine di migliaia di terremoti che colpiscono l'Italia tutti gli anni avvenisse in un'area dove ci sono anche attività di produzione, l'onere della prova, che noi non c'entriamo nulla con questo, toccherebbe sostanzialmente a noi e alle imprese che lavorano nel nostro settore. Volevo anche spendere una parola su una domanda che spesso è stata fatta
recentemente, perché Asso Mineraria si è rivolta a questo gruppo di professori universitari statunitensi. La ragione è molto semplice, questo gruppo ha in corso un'attività di collaborazione con ENI su tutte le attività di esplorazione e produzione in Italia, particolarmente concentrato su possibili interazioni con attività di sismica e di microsismica, e pertanto quando è nata l'esigenza di avere, tra l'altro un'esigenza richiesta dalla precedente commissione ICHESE, di avere uno studio che fisicamente andasse a individuare la possibile correlazione tra le attività del giacimento di Cavone e il sisma dell'Emilia, abbiamo pensato come Asso Mineraria che sicuramente questo gruppo aveva le competenze e le conoscenze per poterci lavorare. E in effetti adesso vedrete in una delle presentazioni che è stato sviluppato un modello predittivo, direi di particolare qualità, che dà delle risposte molto importanti da questo punto di vista. Pertanto io a questo punto auguro a tutte le persone che collaborano e collaboreranno a questo workshop, diciamo così, un in bocca al lupo. Ricordo a tutti che tutti i dati del laboratorio Cavone, perciò di questo laboratorio che è stato creato per raccogliere dati su possibili interazioni tra attività IMP e attività sismiche, sono disponibili tra le altre cose anche sul sito di Asso Mineraria. Chiunque ne voglia fare richiesta li può avere, può lavorarci sopra. Si tratta di più di 1 milione di dati che possono essere utilizzati da tutti per fare ricerca, trasparenza e verità anche su questo tema. Ringrazio tutti e incominciamo con i lavori.